Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di presentarvi la mostra fotografica Le Gocce di Massimo Galli. Chi è Massimo Galli? È un operaio appassionato di fotografie, fotografa dal 92 con diversi temi che vado a inventarmi man mano a seconda di quello che mi viene in mente e poi cerco di approfondire un po' gli argomenti a seconda di quello che mi viene in mente in quel momento lì. Ci racconti qualcosa della sua mostra Le Gocce? Perché Le Gocce? Lì è partita l'idea, ho cominciato a organizzarmi per cercare di riuscire a catturarle, e prova una volta, prova due e poi alla fine qualcosa è uscito. E la soddisfazione è che senza nessuno strumento sono riuscito a catturare delle immagini abbastanza, secondo il mio parere, abbastanza buone. Ci spieghi un po' più in dettaglio come hai eseguito queste fotografie? Bisogna un po' inventarsi le attrezzature. Mi sono inventato dei gocciolatoi, mi sono inventato dei supporti, delle vasche dove far cadere la goccia, delle tecniche per far rifrangere i colori dentro le gocce, capendo un po' come funziona la rifrazione della luce, usando più illuminatori per poter illuminare il particolare che interessava a me. I primi tentativi sono stati un po' laboriosi, nel senso che si facevano tanti scatti, si tirava fuori poco. Alla fine, negli ultimi periodi, sempre senza nessun ausilio, sono riuscito a tirar fuori delle fotografie un po' più facilmente, capendo anche un po' come girava il discorso dei flash, il discorso dei tempi e tutte quelle cose lì. Quindi ci sembra di capire che ho utilizzato più flash con sincronizzazioni di tempi molto alti e quindi l'impegno di poter catturare al momento giusto la goccia che scende. Allora, la goccia devi un po' imparare a capire quando arriva e allora con l'allenamento ci si arriva. I tempi veloci te lo permettono gli strumenti che hai a disposizione, io ho delle macchine fortunatamente piuttosto buone e ti permettono di avere dei tempi di scatto velocissimi che ti permettono di catturare l'attimo con poco sforzo, ecco, diciamola così. Oltre le gocce, quali sono i soggetti che le interessa riprendere e immortalare nelle sue immagini? Dipende, a me piace molto anche la fotografia astratta, cercare di tirar fuori delle forme da cose che potrebbero essere molto banali. Per esempio, ho fotografato dei melograni tagliati in sezioni, illuminati da dietro e sembra quasi una pianta in una marea rossa. E quelle sono quelle cose che mi piace da fare. Adesso sto studiando di fotografare dei cartocci del grano turco per vedere di riuscire a tirar fuori dalle crespature delle luci un po' particolari e fare delle immagini astratte che possano dire qualcosa, ecco. Ho visto che ci sono esposte anche delle splendide foto di macrofotografia. Beh, la macro è stata la prima passione, diciamo. Però la fotografia che prediligo è quella dove hai un'idea, poi la sviluppi e se va tutto bene riesci ad ottenere delle fotografie. Posso magari mettere insieme delle cose che non c'entra niente, magari metto delle sfere di acciaio insieme a del cotone per cucire, per dire. E alla fine magari è un'immagine che nessuno è abituato a vedere e può risultare strana. Ecco. I prossimi progetti? Prossimi progetti, sto provando a vedere di portare avanti un'idea che avevo sviluppato quest'estate con della china e vedere di metterci magari dei soggetti diversi, sempre lavorando con questo diciamo, materiale che crea delle forme particolari che possono essere suggestive intorno al soggetto stesso. Anche lì bisogna un po' inventarsi come fare, bisogna andare a cercare, non so, dei vetri abbastanza diritti, perché bisogna fotografare nell'acqua, insomma, è una cosa un po' particolare. E lì ci vuole anche un po' di fortuna, diciamo. Cioè, se hai la fortuna di beccare le cose giuste, potrebbero anche funzionare. Voglio portare avanti un'altra idea che sono dei flussi d'acqua su un vetro colorati con diversi flash, con delle gelatine, e anche quella lì potrebbe essere un'idea per delle fotografie astratte, che sono quelle che poi fondamentalmente mi piacciono. Grazie mille per averci dato la possibilità di esporre le sue splendide fotografie e alla prossima, grazie. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di esporre le fotografie nel vostro punto vendita e per i suggerimenti che mi avete dato per riuscire a ottenere
ottenerle.